Ricordo ai gentili telespettatori che la prima tranche della linea Umizu è on the line, come dicono i giovani, un fantastico regalo di Natale per parenti, amici, sorelle o fratelli che nuotano, perché no, costumi per lei, per lui e soprattutto una fantastica cuffia per entrambi. Link in descrizione. Ciao bambini, come state? Il bambino mangia? Questo electric? Ah, boh! O come mi chiama mia mamma? La mia rovina. Oppure il giorno più sfortunato della mia vita. Oppure abominio, in onore alla serie di Minecraft, che tornerà? Boh! Oggi siamo qui di nuovo con la mitica Misu! Papà! Misu che non vede l'ora di poter essere sculacciata ancora. Sì, e forse sculacciare ogni tanto, ma soprattutto farsi sculacciare dai team avversari. E oggi andiamo a mostrare i nuovi Pokémon. In realtà ne ho cambiato solo uno, ok? Ho sostituito per ora Umbreon con Zelda, che Zelda penso l'abbiate già vista nei combattimenti in singolo, almeno l'avevo già fatta vedere, forse non l'ho mai usata. E ho visto che è un counter perfetto per i team Trick Room. L'ultimo video, molti di voi mi avete visto fare bruciapelo, ovvero fake out, a Oranguro. Nei commenti mi è stato detto che Oranguro può avere l'abilità Inner Focus, che è la stessa di Umbreon, ovvero non può flinciare, non può tentennare. Mi ha spaventato molto quella cosa. E rigiocando poi per cavoli miei ne ho rincontrato uno, infatti, con Inner Focus. Sono comunque riuscito a distruggerlo. Guarda un po' chi c'è. Flygon Boy! Flygon! Indovina un po' chi è super debole alla terra? Arcanine. Indovina un po' chi ha perso? Arcanine. Ammazzo anche il mio Morpeko, non mi interessa. Però tu muori. Tu muori! Extreme speed. Va bene, Morpeko si sapeva. Flygon però? Che ne pensi di questo? Che ti si porta a casa! Nella tomba! Scemo! Scemo! Yes, baby! Yes! Ho ammazzato Andrew, Andre! Fuck! Fuck! Però soprattutto grazie al fatto che avevo già Zelda in squadra. Quindi l'aggiunta di Zelda giustifica alla grande la sua presenza, dato che possono esserci là fuori Team Trick Room very very dangerous, ok? Infatti se andiamo a vedere il moveset di Zelda, ha Play Rough, Carineria, Trick Room, Distorzone, Imprison e High Horse Power. Sì, non ha un attacco psico nonostante sia un attacco psico, perché ho notato che nei Trick Room Team molto spesso si portano bestie estremamente lente e per la maggior parte deboli alla terra. Vi prendo come esempio Rhyperior, ma anche quello nuovo, Pietra e Fuoco, che assomiglia a Zora Magdaros di Monster Hunter quando è dinamaxato. Coalossal, ecco come si chiamava. Imprison cosa fa? Beh, non permette l'utilizzo di mosse che ho io finché io sono in campo. Quindi se io faccio Imprison, chiunque abbia Trick Room non lo può usare, ok? Non può. Perché? Perché l'ha deciso Zelda. Punto. Detto questo, io spero di incontrare Team Trick Room perché vorrei giocare con Zelda, sinceramente. Anche perché, detto sinceramente tra noi, è il mio Pokémon preferito di quest'ultima generazione. È proprio character design, proprio è un cacchio di unicorno che, ormai superati i 25 anni e quindi non avendo più paura del giudizio del prossimo, non dichiara felicemente: io amo gli unicorni. Perché sì, magari non lo puoi dire a 16 anni quando poi tutti ti prendono per il culo, però io posso perché ho 29 anni, non sto in una classe di bambini che mi giudicano e quindi lo dico. Un altro Pokémon che mi sta causando vaghi dubbi è Leafeon, in realtà. Negli ultimi combattimenti che ho fatto da solo non mi è capitato quasi mai di usarla. Ed è difficile che dinamaxo Flygon per settare il sole. Allora, il nostro ratio di vittorie e sconfitte è quello che è, 17 sconfitte e 14 vittorie, ancora leggermente bilanciato, ma penso che oggi potrebbe ampiamente peggiorare, si spera migliorare, ma non penso di vincere 3 su 3, proprio no. Ok, questo porta al team Wolf, sbaglio o è leggermente modificato? Modificato? C'ha un Dragapult, penso di poter partire teoricamente, sempre con Morpeko, Gengar nel caso in cui voglia settare la grandine, che potrebbe essere utile. Non so se voglio Flygon in questo match, in realtà. Quel Silvio mi mette paura, sinceramente, quindi non mi ricordo più chi ho portato. Allora, Morpeko e Gengar all'inizio. Ci abbiamo già visto che sono in grado di battere questo team. Il problema è il Dragapult alla fine. Per battere il Dragapult alla fine ho bisogno di Gengar vivo, quindi penso che tutti shiny. E va bene, penso che, stavo dicendo, cambierò
il mio Gengar, anche se dinamaxato. Cioè, il Gengar dinamaxato mi serve per shottare bastardino lì. Infatti sparo un Max Rose in faccia con un fake out combinato di Jojo, che tutti nei commenti precedenti mi hanno detto che questo Jojo è quello della quinta stagione, che io ancora non ci sono arrivato, sono appena alla terza parte. Qualcosa Crusaders, ok? È quello di Jotaro. Sono anche molto contento che Joseph rimane nella storia. Comunque sia, lui ovviamente ingrandisce Lucario perché adesso lo deve buffare. Che Pokéball è quella? Cos'è? Non so se l'ho mai vista. Vediamo cosa. Ah, questo è un cinese. Il nome sembra cinese. Cioè, i ideogrammi sono molto complessi, quindi potrebbero essere coreani o inglesi. Mamma mia, come ti esplodo quel Whimsicott, guarda. Oh, proprio guarda. Un piacere, una goduria. Solo altre godurie nella vita ci sono di questo livello, ma non sarò specifico nel quali. Aumento intanto l'attacco speciale di Gengar. Max Knuckle, che se lo prende in faccia il mio caro Morpeko, ma se ne frega perché il Focus Sash, e Morpeko ha chiarissimo il suo ruolo. Lui sa che deve incassare il primo colpo devastante contro il Team Wolf. Si è arrabbiato, Jojo! Arrabbiatissimo, porca zozza! Chi ci lancia adesso? È vagamente un problema se ci lancia subito Dracovish. Surprise, motherfucker! Perché Dracovish farà sicuramente crunch, però ricordiamoci che è qualcosa scelta lui. Essendo qualcosa scelta lui, farà sicuramente sgranocchio. Facendo quindi sgranocchio, il mio Flygon dovrebbe essere in grado di incassarlo bene. O chi faccio incassare, il mio Glaceon? Sì, Morpeko, un bel Aura Wheel a lui, Pokémon, Glaceon. Vediamo un po'. Sì, Gengar me lo devo tenere, assolutamente. Non mi interessa se è dinamazzato, me lo devo tenere. Perché alla fine sono sicuro che c'è quel Dragapult. Mi ha già fregato una volta, nulla è più veloce di Dragapult. Lo sgranocchio lo incassa tranquillamente Glaceon. La mia velocità aumenta, ma in realtà non ci cambia niente. Lui vuole aumentare la sua difesa, per fortuna non aumenta il suo attacco. Anche perché adesso con Flygon posso abbassare l'attacco di entrambe le bestie qui davanti a me. Abbassando l'attacco con Breaking Swipe non dovrebbe shottare Glaceon qualunque cosa faccia. Senza dubbio rischioso, però Glaceon deve incassare assolutissimamente l'attacco di Lucario. E facciamo un bel Freeze Dry a Dracovish. Questo team è difficile comunque da affrontare sempre. Eccolo lì, arriva. Chi arriva? Lo cambia perché sa. Ah, il Dragapult. Dragapult, si gioca il Dragapult, ma Dragapult in realtà qui va malissimo per lui. Chissà perché questa cosa, gli ha abbassato anche l'attacco. Max Knuckle, sì, aumenterà l'attacco anche a Dragapult. Glaceon non resiste. Però ricordiamoci che adesso chi ho? Gengar. Gengar è più veloce di quel Dragapult. Gengar è un Choice Scarf. Bebè, il mio Gengar è un Choice Scarf. Ce ne frega niente. Quel Dragapult può essere Choice Scarf? Punto di domanda. Vediamo cosa fa questo Dragapult. Chi vorrà shottare? In realtà... no, lo ritira. Lo ritira. Molto bene, in realtà. Perché il mio Flygon attaccherà per primo. E io abbasserò anche l'attacco a loro due. Sto Shadow Bolt ti porta a casa. Subito, proprio. Breaking Swipe abbassa ancora l'attacco di Lucario, quindi non dovrebbe essere in grado di uccidere nessuno dei miei. Sono full life con tutte e due. Ciao ciao, basta, ti attacco. Close Combat. Infatti Flygon resiste. Grande Flygon. Se fosse anche qualcosa scelta, quel Lucario si sarebbe fregato da solo, perché dopo non può attaccare Gengar. Quindi Breaking Swipe ancora, perché posso far solo quello. Palla Ombra ancora, e dovrebbe portarsi a casa Dragapult, perché ricordiamoci che sto la scelta soltanto per questo motivo. Extreme Speed!
No! Oh shit, c'è Extreme Speed, però è normale, ricordiamoci, è normale. Quindi adesso è Gengar contro Lucario. Mi dispiace, ma sono più veloce io, sai, sto la scelta si chiama. Non ci supera più il Dragapult, hai capito? Mai più. Adesso lui è soltanto un attacco d'acciaio, però il suo attacco dovrebbe essere relativamente giù, cioè in realtà dovrebbe essere tornato normale, perché lui ha provato a buffarselo. Bullet Punch. Mi toglie metà. È un critico, quindi non morirò. Non morirò al prossimo attacco, e tu potresti morire adesso, non so quanto è alta la tua difesa speciale. Fa un po' cacare. Fa un po' cacare. A casa, bebè, Team Wolf. A casa, bebè. Team Wolf a casa, bebè. Team Wolf a casa, bebè. Da, suona, sì, sto dubbando. Bebè. Mamma mia, che gioia quando sconfiggo il Team Wolf. È comunque complicato, è la strategia un po'... c'è da giocarsela tra cambi e non cambi, perché è comunque difficile. Quando lui non riesce a settare il vento in coda, comunque sia, non è finita la partita. Lì te la devi rigiocare bene, insomma. E Gengar, c'è bisogno di mantenere Gengar, questo è il succo. Ma vediamo un team acqua con un Raichu, bello! Cavoli, cavoli, cavoletti, cavolucci. Vuole il vento in coda a tutti i costi, lui. Tutti attaccanti molto veloci, a parte Ferrothorn e Sesmitod. Detto questo, anche se dovesse piazzare un vento in coda, avendo tutti attaccanti così veloci, io potrei optare per una Trick Room. Ho paura di una Trick Room che mi si rivolti contro. In realtà neanche tanto. Penso di poter partire con Morpeko e Rapidash, finalmente. Poi ci serve Flygon per la terra e Leafeon. Ops, no vabbè, comunque mi ha portato i primi quattro, che li ho impostati così, i primi quattro, perché troppo spesso mi trovo a non fare le scelte in tempo. Oh, dico, ok, se parte comunque sia Zelda e Jojo, più o meno dovrei cavarmela, punto di domanda, non lo so. Parte sicuramente con... wow! Un velocissimo Raichu vuole farmi il fake out. Lui ha un tuono a disposizione. A chi lo vuole fare il fake out? Sicuramente a Morpeko, perché Morpeko si... cioè, tanto Raichu ha fake out. Sarà più veloce di Morpeko, perché la sua velocità è più veloce quella di Morpeko. E io vorrei fare una mattata, sinceramente. Io vorrei per una volta dinamaxare Morpeko. Dinamaxiamo Morpeko? Sì, lo dinamaxiamo. Dinamaxiamo Morpeko, signori. Alla prima, perché così non può flinciare. Io sono sicuro che lui voglia far flinciare Morpeko, perché sa che io ho fake out. Dovrebbe saperlo, se non lo sa mi sono fregato da solo. Cioè, se sei un po' tonto, divento io il tonto grazie alla sua tontaggine. Guarda che bello Morpeko grande! Jojo! Cazzato nero Jojo. Non hai mai visto un Morpeko gigante tu? Lui è tutto cosa? Un Dynamax di Morpeko? Play rough? Perfetto, quindi la Focus Sash è rotta nel caso in cui ci sia la Focus Sash. Max Lightning. Lightning Rod. Era l'abilità. Era l'abilità. Fuck my life. Ciao Rapidash. L'abilità Lightning Rod. Perché non ci ho pensato? L'abilità. Porca di quella. Me la sono proprio scordata l'abilità di Raichu. Lightning Rod. Ecco perché l'abbina a lui. Ma quanto sono stupidotto! Sono proprio stupidotto. Vediamo ora cosa succede. Perché non ho la più pallida idea in realtà. Cioè, boh. Io ho attaccato tutti e due. Con Gengar a Raichu e con Jojo a Flipper. Lo ritira. Ok. Sesmitod, attenzione. Shadow Ball. Tanto sono Choice Scarf, sono molto più veloce. Una bella difesa speciale, quel Raichu. Max Darkness a Sesmitod. Abbasso la difesa speciale di entrambi, ok, perfetto. Adesso attaccherà Raichu, cosa mi fa? Un Encore a Gengar. Tanto... palla ombra sempre e comunque posso fare, zio. Cioè, non è che cambia tanto la situa qui. Spariamo un bel Max Knuckle in faccia a... Raichu dovrebbe morire. E a Sesmitod una bella Shadow Ball in faccia.
con Max Knuckle posso aumentare l'attacco del mio caro Morpeko. Strano, ma quel Raichu non è incentrato sulla velocità. Quel Raichu è incentrato sulla difesa. Di solito un Raichu con una palla ombra viene spazzato via. Ok, Sesmitot lo fa grosso grosso. Adesso vediamo se riesco a buttarlo giù con una palla ombra, ma la vedo molto difficile. Ah, sì! Yes! Palla ombra di Gengar fa male. Fa male. Te dole. Adesso quel Raichu si becca un Max Knuckle da Jojo! Mamma mia, non hai mai visto un Max Knuckle così brutale, mi sa. Quanto è bello Jojo! Jojo gigante, guarda! Non avrei mai pensato di dinamaxarlo, invece eccolo qui. Adesso la sua velocità è molto... cioè il suo attacco è molto alto, si è buffato di una volta. È tra i più veloci in campo, quindi... strano però quel Raichu che... uno, che io non ci sia arrivato, che abbia il parafulmine. Ludicolo, che è molto veloce durante la pioggia. Cosa riesce a fare? A flinciarmi sicuramente. Io comunque sia, Pelipper cosa mi può fare di pericoloso? Letteralmente niente, secondo me. Ludicolo adesso mi flincia, quindi vabbè, io attacco un po' uno, un po' un altro, vediamo chi accusa il colpo. Non c'è molto da prevedere ora come ora. Non mi vuole flinciare, ok. Bella difesa, ragazzo. Ice Beam. Non riesce ad essere più veloce di Gengar, comunque sia, eh. Perché nonostante abbia nuoto Velox, vuol dire che non ha investito per niente in velocità. Ed è per quello che io Leafeon l'ho fatto con una certa velocità. In uno degli ultimi commenti mi è stato detto che Leafeon la velocità giusta è 107, visto che sotto il sole viene raddoppiata e già più veloce di tutti, ma non di quelli con sto la scelta. Quindi io preferisco tenerla un po' più alta. Adesso tutti becchi un Aura Wheel da Morpeko. E un'altra bella Shadow Ball in faccia. A meno che non abbandoni. Lui non abbandona, lui rimane fino alla fine. Gloria a te, caro amico cinese. Ancora un Ice Beam, quindi è qualcosa scelta, scusa. Vuole sperare di congelarmi. Ops, Ice Beam non lo puoi più usare. Cursed Body, bebè. Cursed Bobby. Bobby? Bobby? Bene, Morpeko fa malissimo. Morpeko fa male. Mamma mia, Morpeko sottovalutato. Morpeko sottovalutato. Jojo? A Jojo brindo a te con la mia Red Bull. Due su tre per ora. Signori, ultima battaglia del video. Se vinco anche questo, sarà il primo video 3 su 3. Ops, l'ho detto troppo forte. Mi sto toccando i gioielli, non si sa mai. 16, 17, stiamo per arrivare. Paro, vittoria, sconfitta, oh mio Dio. Cosa porta pari? Un Glaceon? Mi porti un Glaceon? Questo è un altro misto Trick Room, misto vento in coda. Molto interessante. Un Glaceon mi porti? Ma sei il numero uno, sei? Sei proprio il numero uno, tu. Ma io ti voglio bene. Io ti voglio bene. Quel Mimikyu fa paura. Mi fa paura Mimikyu. Mimikyu Trick Room e quell'altro vento in coda. Con chi parto qui? Morpeko? Devo dare rapida su un attacco fuoco, ghiaccio, sperando che ce l'abbia per distruggere Whimsicott e farmi partire sempre relativamente tranquillo. Perché così non si può. Intanto lui ha due attaccanti ghiaccio, quindi Flygon mi sa che rimane a casa questa volta. Però sono tutti molto lenti, loro non se l'aspettano magari che Flygon abbia l'attacco di fuoco, quindi me lo porto lo stesso. Me lo porto lo stesso, Flygon sarà shottato e distrutto da qualunque cosa, probabilmente verrà per farmi perdere, ma io il leader della squadra lo porto. Parie. Vediamo cosa sai fare, Parie. Non posso perdere l'ultimo, ti prego. Sarina e Mimikyu. Sarina e Mimikyu. È un Trick Room. Sta per arrivare un Trick Room. Allora io lo shotto Mimikyu, non me ne frega niente. Io tiro subito un Shadow Ball in faccia a Mimikyu. Cioè lo attacco con tutti e due. Shadow Ball, gli rompo il coso e poi lo attacco con il mio carissimo amico Morpeko. Tanto gli ho rotto la testa. Mimikyu potrebbe decidere di attaccare a Gengar e quindi distruggermelo letteralmente.
Però se decide di attaccare vuol dire che si condanna da solo nel prossimo attacco, quel mimico. Quindi penso che voglia settare comunque Trick Room. Sì, super efficace, Amorpeko resiste sempre. Pure un critico. Mamma mia, mi avrebbe ucciso due volte quell'attacco. Cosa si è abbassato? La mia velocità si è abbassata. Low Sweep abbassa la velocità, eccolo lì, il Trick Room. Low Sweep. Io, allora, l'unico modo per vincere qui, che vedo fattibile, è cambiare Morpeko con Rapidash, perché mi potrebbe arrivare un altro attacco lotta in faccia. Mi Dynamaxo, può incassare Gengar un colpo da Mimikyu? Può incassarlo tu, Gengar? Un colpo. Solo questo mi può salvare adesso. Un Gengar Dynamaxato può incassare un colpo da Mimikyu? Punto di domanda. Vediamo. Comunque mi piace molto quel Pokémon d'erba che ha lui. Mi scordo sempre il nome. Come si chiama? Tsarina? Com'è che si chiama? Fammi vedere il suo nome, please. Tsarina, sì, U-turn. Quindi vuole cambiare un Pokémon più lento, più veloce, cos'è? A chi cambia? Tsarina c'ha un bel attacco, eh. Comunque metà. Al carissimo. Pure Shine, che non cambia moltissimo, devo dire. Perché ho attaccato prima? Adesso Glaceon. È molto più probabile che attacchi Gengar, a meno che non abbia Bora, però Bora senza il supporto della grandine. Rapidash sicuramente qui va a finire molto male. Non posso resettare la Trick Room perché Rapidash muore questo turno qui, preciso. Devo dare a Rapidash un attacco fuoco perché sia più versatile. Sono già diverse volte che vengo fregato dalla partenza perché vedo Whimsicott su quella squadra e quindi c'hanno team ibridi, non sai mai come partire. Trick Room. Imprison. Vabbè, io ci provo a fare Trick Room, ma non penso che riuscirò nemmeno lontanamente ad attaccare, perché tanto Tsarina attaccherà per primo, anzi Glaceon probabilmente. Infatti lo Dynamax pure, sì, Glaceon funziona molto in un team Trick Room. Ha anche palla ombra Glaceon, quindi adesso me lo porta a casa proprio. Max Phantasm, eccolo lì. Uno degli attacchi speciali più alti di tutto il gioco. Quanti turni sarà rimasto il Trick Room in piedi? Dropkick. Porca miseria, oh! Sapevo che non avrebbe resistito, ma ci ho sperato. Allora, ho sempre un Morpeko che può abbassare un po' l'attacco a Glaceon, però non penso che riuscirà ad attaccare. Chi altro ne sarà rimasto a lui? Senz'altro lo posso utilizzare per guadagnare un turno. Porca miseria, sono andato a perdere l'ultimo. Frostmoth. Vero che Frostmoth lo posso felicemente flinciare. Quanto tempo è rimasto al Trick Room? Due turni. Eh no. Due turni è finita, signori. Flincho Frostmoth. No, perché due turni sono quelli che a lui bastano per distruggermi. Non c'è nulla che io possa fare, neanche cambiando Flygon. Flygon potrebbe anche incassare un colpo. Ah, boh. Fake out, intanto sì, lui sta fermo, ma sempre che questo mi ammazza. Ciao ciao Gengar. So quanto è pericoloso un Glaceon.
Ce l'ho. Mi è rimasto Flygon, quindi figurati. Mi è rimasto Flygon, c'è un turno di Trick Room ancora. Maledette ste Trick Room, maledette ste Trick Room. Ciao Flygon, è stato un piacere. Io non devo permettere che queste cose accadano. Devo ricontrollare il moveset di Zelda e verificare che abbia un attacco o fuoco o ghiaccio o veleno. Qualunque cosa faccia male all'erba, così che io abbia Whimsicott davanti o un Team Trick Room, non devo aver paura, ho bloccato la strategia. Devo fare quello. Semplice, semplice. Porca miseria, ero convinto, guarda, ce la potevo fare, l'ho detto troppo presto. L'ho detto troppo presto, 3 su 3. Ma l'importante non è vincere, è partecipare. E se perdi hai tutto il diritto di andare a piangere sul letto, sotto le coperte e a chiederti perché sei nato. E a ripeterti che sei un errore in questo mondo. Non sei altro che una protezione per malattie sessualmente trasmissibili e rotta. Questo sei. E quindi è quello che io andrò a fare adesso. Nel frattempo voi potete vedere qui alla mia destra un altro dei video che io faccio. Questo errore, questo essere qua, fa anche altri video. E qui ti puoi iscrivere al canale di questo abominio, di questo errore della vita che oggi ha fallito e non ha raggiunto 3 contro 3. Campanella, buonanotte.